quindi con i miei familiari che non hanno certo piacere che io continui, potrei anche stasera fare la festa con loro per dire che fra 4 mesi o 5, quel che sarà, finisce il mio impegno. Quindi non aspetti a questo punto qui il congresso, PDL? No, basta. Eppure le parole pronunciate dal sindaco Favilla nel giorno del suo 78esimo compleanno sembravano non lasciare dubbi sull'abbandono alla corsa per le prossime elezioni, ma secondo uno schema forse lucchese oscuro, quelle poche battute rilasciate ai giornalisti non erano altro che l'accelerante essenziale per spazzare via i dubbi della base del partito. E così è stato, perché dopo gli stati generali del PDL di ieri sera, l'unico nome sul quale si è discusso è proprio quello del sindaco in carica, che il PDL ringrazia per l'operato svolto e per la qualità di massimo interprete della volontà politica della maggioranza, con l'auspicio che la sua rinnovata disponibilità a candidarsi a sindaco di Lucca possa risultare nuovamente vincente come nel 2007. Insomma, non c'è stata l'ufficialità, che alla fine nessuno peraltro si aspettava, ma appare da oggi a tutti più chiaro che per ottenere spazio nel centrodestra si dovrà spodestare Mauro Favilla, che da politico navigato dichiara, smentisce, propone e ritratta, aspettando che a fare il passo sia proprio il PDL. E a poco conta che nella sede di Via Veneto si strizzi l'occhio alle primarie, perché se a sinistra fino a ieri c'erano due galli per un pollaio, nel centrodestra non si vede chi possa mettere in dubbio la candidatura del sindaco uscente. Però siccome qui doveva